Con la ex fidanzata tutto ok? È tornata? Già così stiamo. È già tornata? Non fargli dire queste cose che magari gli rovini tutto, cioè. Ok, lasciamo il beneficio del dubbio. Ora però, cosa ci porti? Destri di gazzelle. Bello, bellissimo. Grazie. Tutti con te, buona fortuna. Grazie. All'improvviso sei volata via. Porca puttana. Ma l'avevano detto che lui è bravo. Lasciando indietro una nuvoletta. Però almeno meritavo una bugia. Sì. O che so, almeno l'ultima sigaretta. Te l'ho già detto una volta, mi ricordavi il mare, gli occhiali di mia madre. Le 4 del mattino, le Winston Blues mezzate, le facce come zombie, svegliarti mentre dormi, come le cazzo di zanzare. E non è colpa mia se tutta questa luce, luce, luce non ti illumina più dentro casa mia. E non è colpa tua se tutti questi destri, destri, destri al muro non ci fanno ritornare lì, a quei momenti lì, a quei momenti lì, a quei momenti lì. Grazie mille. Questo fa. Bravo, bravo, bravo. Così bravo. Quando uno è bravo si sente. Per forza. Sto bene. Allora, Lori, vieni qua, figlio mio, vieni. Dopo che ha fatto un pezzo con uno scritto da ragazzino. Per le ragazzine. Grazie. Bravo. Grazie. Le ragazzine non piacciono proprio. Eh? Niente. Ma allora, Lori, inutile girarci intorno, sto ragazzo è bravo. Sedia subito, Laura, dai. È chiaro che tu meriti una sedia. Grazie. Le persone sono affascinate della tua intimità e della tua sincerità. Grazie. Non solo, aggiungo che oggi non ha il pianoforte, ha avuto il coraggio di essere nudo davanti a un microfono e la cosa non è cambiata. Ha una sfrontatezza per avere, cioè è un figlio di Pulcinella proprio. Eh beh. Cioè, per avere la sua età, chissà quando avrai 25 anni. Cazzo. C'è la mamma qui, Emanuele. Eccola. Salve Pulcinella. Complimenti, eh. Buonasera signora. Buonasera signora, complimenti. 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 Allora, torniamo serie. Bisogna fare uno switch. Ti è piaciuto questo video? Allora non fermarti qua, iscriviti al canale.